200.000 mastery points, 40% in win rate. Beh. Ok, scopriamo come andrà. E lo siamo in bronzo. Merdinger Co. Ok, il Conqueror su di lui. Minchia, la luna è corretta, è strano, non capita spesso. Non so quanti master ho su Shaco. Io quando ho iniziato a giocare Shaco non esistevano i mastery points. Poi si scrive con la C, per favore. Vi prego. Queen è forte? No. Non è un gran pick. Dark Sailor Triple Pozza è bello, bello come start. In realtà anche il Doran Shield. Il Doran Shield mi darebbe tanto sustain in generale. Va a finire che ci guadagno più con un Doran Shield. Quante... No, dai, Dark Seal, ma che sia, c'è cresciuta la figa? Dai, cazzo! Dark Seal tripla pozza, let's go! Questo è lo start. Ricordate che il Dark Seal aumenta del 25% la cura delle pozioni, quindi una pozza che già ha 150 di vita ci dà 100... Sono 30... Cioè, quasi 190 HP, in realtà. Quindi sono tre pozze, sono 600, 500 e qualcosa HP. Dai, venite sotto torre. Nah, cazzo. Avrei voluto... Fossi venuto sotto torre, facevo flash Q. A me non piace, onestamente, quello che state facendo. Ma... Perché siete in mid lane, ragazzi? Vorrei sapere. Cosa state facendo? Questo ho già usato due pozze, what? Ma come? A quanto pare sì. Ok. Azir gioca tantissimo Azir, tipo 200.000 mastery points da bronzo e c'ha comunque tanti game su Azir. Quindi vediamo cosa succede. Lui non ha pozze. Questo è un bene per noi. Ok. Sta farmando anziché poccarmi. Strano. Una cosa che non capita spesso in questo elo. Ok. Mamma mia, come farmo con Alistar sotto torre? Ah, non c'avevo la Q, mannaggia. Lì sarebbe stato un bel engage. A proposito dei famosi cooldown di Alistar. Ah, che non ti conviene. Ho ingaggiato lui perché aveva il double buff e a me piace il double buff. Se non si fosse capito. Grazie mille. Spicy. Vieni qua, gallinaccio. Vieni qua. Ok. Ci piace così, cazzo! Let's go!
Che gank, signor Master, avete visto? Smurf Q. Bronzo, ragazzi, ma non avete ancora capito che sono tutti Smurf? L'ha detto la Riot. Ora c'è la coda per gli Smurf. Grazie Silvio dei Beats, sono povero, vabbè, intanto hai dato il tuo contributo. Piccolo ma importante. E Ivan Bell due mesi, non sono scherzato prima, bentornato Ivan Bell. Attenzione. Tanto top lane, fa la kill, bot, casino, ok, ok. Ha preso un altro Doran's Ring. A me il doppio Doran's Ring non piace, onestamente. Io preferisco fare Doran's Ring e poi magari il Dark Seal, che... può essere molto più generoso. Cioè dei cooldown ancora troppi alto, troppo alti per adesso. Ho i cooldown troppo alti per traddare ancora. Ci faccio fatica. Così, lei deve stare un po' tranquillo però, eh. Ecco qua. Aziz, è meglio che non mi rompi i coglioni, io te lo dico. Te lo dico io o non te lo dico più, eh. Se n'è andato. Ha capito. Chiuso Ludens, facciamo i buchi, fidatevi di me. Chiuso Ludens, lo distruggiamo. Comunque è bello anche il sustain che c'ha Alistar in generale. Come farma, signori, questo Alistar. Cioè, 13 secondi ancora sulla Q. Un po' imbarazzanti, eh. Buongiorno. Addio. Oh 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 oh. No! Brutta questa. Uccidiamo Mastery. Potrebbe interrompermi la combo, però... dai! Non è mica Smurf, ragazzi! Cioè... mamma mia. Quante meme sto facendo su questa Smurf Q? Fino a dare fastidio. Però la Riot deve capire... mi sono sentito un sacco. Ah, Rip Fieri cadre adesso, come fa? It's Fra, due mesi, bentornato. Grazie mille, It's Fra. Grazie mille, bello. Guardami tre motivi per cui usare Alistar. Ma in realtà, non... oltre al fatto che boh, è una mucca, non ci sono tanti motivi per giocarlo. Quindi non giocarlo. Eh sì, nonno. Pogu. No! Mannaggia, ho sbagliato, non volevo flashare lì. Ok, mi sforzo. Sì! Sì! Dimmelo in faccia! Grazie Nicola, bentornato! 20 mesi, ti dedico sta kill. Il Predator, qua dobbiamo fare il livello 10 il prima possibile per il Transcendence. Scusa, affanculo, eh? Ci vai?
Oltretutto Alistar è anche rischiosissimo da divare, quindi gran bel pick in realtà. Se prendo vantaggio è finita. C'ho il mio sustain qua, bello bello. Noi ci piace il sustain, ci piace. Prendiamo il livello 10 prima del possibile. A quanto ci rispetta adesso, eh? Sapete il fatto? Allora, se Alistar non avesse dei cooldown così alti, sarebbe forte in solo lane. Ma dei cooldown talmente alti che da solo non fa un cazzo. Questo, secondo me, è il problema di Alistar. Perché farma di merda, non puoi utilizzare le spell per farmare, se no c'hai tipo un handicap per 13 secondi, cioè, ma sono tantissimi, quello è il problema di Alistar. Però altrimenti capisco che sarebbe fortissimo, quindi ok. E adesso aspetto ancora, visto che non ho fretta di andare back. Aspettiamo 200 gold, cioè questa wave, e poi andiamo back. Ok, allora non interessa il carretto. Ecco qua. Molto importanti. I soldi li abbiamo. Soldi li abbiamo. Scusi. E pia testa, guarda che danni che gli ho fatto. Vedete, guardate ancora, cioè, il problema sono il cooldown, li ho troppo alti, 11 secondi dopo che ho fatto il trade. Oddio, che scudo si è preso? Ah, ok, madonna. Mannaggia il danno puro. C'ha solo danno puro, guardate qua. Quanto cazzo di danno puro mi ha fatto. Non fosse stato per quello, era finita per lui. Però, Mastery, c'ha danno puro lui. Ha danno puro il Mastery. Beh, andiamo di Lich Bane adesso. Matteo Kess sta male, mi dispiace per lui. Ha dolori intestinali, mal di testa. Che palle sto TP. W out. Io a parte che a cooldown non avevo visto come stavo messo, però non penso bastasse. C'era in ulti. Avrei dovuto aspettare che lui facesse la Q, perché sennò me la doggiava. Insomma, non lo so, ho preferito fare così. Lì l'idea c'era, però vabbè. Ora sì che facciamo i danni. E abbiamo il cooldown reduction. Mastery dovrebbe essere tipo qua adesso, se non sbaglio. Ecco qua. Ok. Attenzione. E Zeri ha praticamente dato il trampolino per andare via. Molto interessante. Ecco. Noob Champ! Noob Champ! Oddio, ma perché mi sta andando in giù? Sì. J'arrive. Però nel senso, non c'è bisogno che stai lì senza mana a farti uccidere, cioè non ti obbliga nessuno.
Oh yes! Possiamo prendere? Sì, 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 sì. Onesto. Get honested, bitch. Bello sto back, mamma mia. Scarpe Magic Pen, Shin e Mejai. Cioè, ragazzi, mua. Vai, cool reduction maxato. Il Transcendence quanto AP ci dà già? 12 di AP ci dà, non male. Ora facciamo i buchi davvero. Poi appena finiamo la Lich Bane lasciamo stare. Lì è proprio... la fine delle fini. Sì. Ah. Non gli ho messo Ignite perché sapevo che avrebbe preso lo scudo andando via, quindi sarebbe stato buttato. Aia. Ritardo character. Tic. Tic. C'è qualcuno di interessante lì. Oddio, quanta gente mi insegue. Vado lì, chilo Miss Fortune e scappo. Mi sembra un'ottima idea. Ah! Bordello! Ah! Porca troia, ragazzi, che casino. Vai, fatti i colpi ancora, Warwick. Ottimo. C'è stato un po' più del dovuto, secondo me, vicino alla torre. Vabbè. Buono. Grazie Tommy del sub, benvenuto nella Phoenix Army. Grazie mille signor Tommy. Benvenuto. Se la live è di vostro gradimento, cliccate sul tasto abbonati. E abbonatevi gratis con Amazon Prime. C'è brutto tempo, avevo detto che faceva freddo, temporali, no? Mai più! Mai! Nien, 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 nien. Mi piacciono i game così, mi piacciono, mi piacciono. Siete pronti? Ah! Il danno puro di Master Yi ci ha inculati! Quanto è forte quel danno puro! Ma che cazzo è? Cosa si sta buildando? Ma che cazzo è quella build di merda che c'ha? Che cazzo è sta merda di build che si è fatto? Ma sta comprando oggetti a caso? Pensavo di poterlo killare sotto torre, ormai è tardi.
Abbiamo fatto in tempo a stunnarlo, che due coglioni. Ovviamente Full Magic Resist, figurati. Sì, sì, Lulu. Lo killi sicuro. Guarda lì. L'hai curato con quell'attacco. Vabbè, bel game, ragazzi. GG. Smurf Q, by the way. Ezreal ce l'ha a morte con quello. Non c'ha manco la Trinity, Ezreal. Smurf Q, ragazzi. Smurf Q. Ci siamo. Perché uno sarebbe fullato? Perché è il suo personaggio. Vabbè, il game è finito ormai. Niente. Eh no, stavolta no, bro. No this time. No, 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 no. No, 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 no. Vogliamo andare di Morello per... il Morello qua servirebbe effettivamente. Rocche palle. Vabbè. Void staff no, serve il Morello qua. Perché si refullano. Ma strip poi col Conqueror, anche lui c'ha il suo perché, C'ha il suo discreto sustain, insomma. Vabbè, tanto non faceva molta differenza. Oh, tornato. Ok. Direi che ha funzionato comunque. Madonna che danni. Ce ne sono di oggetti qua che farebbero comodo, mannaggia. Ah, adesso andiamo di Morello, dai. Tutto bene, Master Ninja. Sei un po' zoomato, Alistair, talmente così grosso. Così Alistair, così il personaggio. Bentornato, cari Merdinger. Merdinger poi molto silenzioso in tutto ciò. Mi sa che... Cioè, guardate, a lui non frega assolutamente un cazzo che lo stanno attaccando. Cioè, manco se ne accorge. Allora, se fa un'altra Q ingaggio, Coglione. È un po' esagerato, Mastery. Ciao Fanferic. Gold Berserk. Forse perché il tuo fa schifo. Mamma mia, guarda come li punisce.
Ok, ok, Bobby! Sì, cazzo! Ok, adesso ci penso io a fare lo shot caller. Ora ci penso io a fare lo shot caller qua. Madonna, che palle, o non muori! Vabbè, ragazzi. Hai Zelda da un'altra parte del mondo. Vagli in faccia, Ez. Dove vai, Ez? Ecco. Vai, non ti vede nessuno lì dentro, tranquillo. Sei invisibile. Assurdo, ragazzi, non so che dire. Una cosa dovevamo fare. Avremmo killato Master Yi con Ezreal, avremmo vinto il fight, ma... Ah. Non arrivo manco a questo, peccato. No, e Zero è proprio morto dentro. Moscissimo Ezreal, vabbè. Sono in range? Sì. Vabbè, ovviamente nessuno c'ha riduzioni cure qua, quindi buon divertimento. Guarda, guarda, c'ha più vite di quando abbiamo iniziato a ingaggiarlo. Mamma mia, imbarazzante tutto ciò. Io amo essere immuno quando mi becco contro dei team così stupidi, perché fai il cazzo che ti pare, talmente. Drittissimo. Drittissimo. Come facciamo a distruggere quello? Ci sta... niente, ci distrugge la torre e non possiamo ucciderlo. Unlucky. Beh, mi salto la combo. Smurf Q, ragazzi! La Smurf Q è arrivata. È qui tra noi. Questo finisce su Fairy Can Cut, così testimoniamo le cose che si vedono da queste parti. Ovviamente non hanno comprato un cazzo. Non hanno la minima idea di cosa sia un healing reduction. La prima volta lo sento nominare. Smurf Q, pensate aspettare 10 minuti per giocare questo tipo di partite. Perché c'è la Smurf Q.
La gente deve sapere cosa succede da queste parti. Ok. Doggiare qua. Tanti saluti, ragazzi. Tantissimi saluti. Niente, ho concesso di morire, se no non andava bene il fight qua. Bravo. Bravissimo il Nerdinger. Meno male. Vai, Ezreal, esatto, esatto. Ma perché mi sembra essere più vicino? No, vabbè, mi sembra essere più vicino. Non conosco più il range della W di Alistar, a quanto pare. Non conosco più. L'ho dimenticato nel corso del game. Aspetta, calma però. No, va bene, dai, non so più quale range della W di Alistar in tutto ciò. Tre combo in fila, non ho più capito niente. Game basta, mi ha esaurito mentalmente. Oh, lui l'ha comprato Gears Wound, però, dai. Almeno uno su quattro. Imbarazzanti. Ma è noob champ, ragazzi. Retards, bravo Ezreal, lei sì che aggiunge qualcosa di interessante a questa community, meno male. Meno male, Zriel. Grazie del suo contributo. Grazie mille del suo contributo. 4v6. Eh sì, uno di quelli che mancavano di tutti.